Allora ragazzi, benvenuti, buongiorno. Io sono Vittorio Verda, sono docente alla laurea di Ingegneria Energetica. In particolare i miei insegnamenti sono soprattutto alla laurea magistrale, quindi quella cioè, a valle della laurea triennale, no? Di primo livello. Sono il coordinatore del collegio, nel senso che mi occupo un po' delle attività didattiche che si svolgono durante tutto il vostro percorso di studi, quindi le varie interazioni con voi studenti, la gestione delle vostre carriere, che vedrete è un po' più flessibile rispetto, no, non tantissimo, però un po' più flessibile rispetto a quello che capita nella scuola superiore, quindi sono possibili variazioni rispetto a un percorso predefinito. E poi mi occupo invece della gestione un po' più accademica, cioè diciamo, del coordinare quelle che sono le attività che vengono svolte per il funzionamento corretto del corso di laurea. Ok? Allora, l'obiettivo di questa mattina è quella di proporre una sorta di lezione. Ovviamente non si può pensare di fare una lezione tradizionale, no? Come quelle che spesso capitano, molto tecniche, e quindi ho pensato di proporre qualche spunto relativo all'energetica, a far capire più o meno quello che è l'evoluzione, un po' anche l'importanza che ha questo tipo di materia. E poi ho messo qualcosa di un po' più personale, relativo a quella che è, secondo me, un po' lo studio, universitario, quello che, si acquisisce, quello che serve anche poi per il lavoro, perché alla fine quello che vi porta allo studio universitario è prepararvi per affrontare il mondo del lavoro. Quindi ho cercato di mettere qualcosa di un po' più personale, quella che è la mia visione personale, della vostra possibilità di carriera universitaria e post. Ho deciso di iniziare con questo fumetto per cercare di trasmettervi come il mondo dell'energia evolve. Mi sono ispirato a una canzone che è un po' datata di De Gregori, che dice: "Il futuro è una palla di cannone accesa e noi la stiamo quasi raggiungendo." E questo è un po' il mondo dell'energia, cioè è un mondo molto dinamico, cambia tantissimo. Adesso poi successivamente cercherò di farvi arrivare un po' questo messaggio. E noi in qualche modo, voi come se deciderete di affrontare questo percorso in ingegneria energetica, dovrete avere gli strumenti per entrare in un mondo che è estremamente dinamico, che cambia tantissimo nel tempo. E questa è una delle poche slide tecniche che vi propongo. Vedrete che durante, sempre se decidiate di affrontare questo percorso, vedrete che slide così le vedrete nel tempo, perché sono quelle che vi danno un po' lo stato attuale, quello che noi ci aspettiamo dal mondo dell'energia per il futuro. Vedete la linea tratteggiata su quel diagramma, rappresenta oggi sostanzialmente, e le curve rappresentano, diciamo, prima di oggi, quello che è il consumo mondiale di energia,
quindi quello che è il fabbisogno a livello mondiale di energia, e poi le tre curve che proseguono sono delle ipotesi di futuro. Una parte non trascurabile dell'energetica, non è quella rilevante ovviamente, ma una parte a cui si fa molta attenzione, riguarda appunto la previsione in qualche modo di quello che ci aspetterà nel futuro per poterlo anticipare sostanzialmente. Vedete che il fabbisogno di energia dal 2000 al 2020 è cresciuto significativamente e questo è legata a tantissimi aspetti, ma pensate soprattutto che l'energia è un bene primario, no? È un bene fondamentale della vita. È direttamente legato alla qualità della vita della gente. Questo significa che noi paesi occidentali chiaramente abbiamo un accesso all'energia significativo, no? Pensate anche alla vita quotidiana, quanto utilizzate l'energia nelle varie forme per scaldarvi, per guardare il vostro telefono cellulare, così via, no? L'energia c'è in ogni nostra azione quotidiana. Però c'è tutta una parte del mondo che è quella dove è presente alla fine la maggior parte delle persone, che è in qualche modo in evoluzione. Pensate alla Cina, come è cambiata negli ultimi anni, l'India che di nuovo ha una popolazione smisurata, anche questa in evoluzione, pensate ai paesi dell'Africa e via dicendo. Ci si attende che ovviamente anche per questi paesi si possa arrivare a un livello di qualità della vita, diciamo, dignitoso, no? E chiaramente da parte loro c'è una spinta notevole ad andare in questa direzione. E in effetti io ho cercato di lasciarvi nella parte destra questo grafico preso da una pubblicazione che è disponibile gratuitamente online. Prodotto dalla British Petroleum, si chiama British Petroleum Energy Outlook, è nuovissima peraltro questa. Se voi vedete quei diagrammini che sono sulla destra, quelle barre, in particolare guardiamo le ultime due. Le ultime due si riferiscono a un possibile scenario energetico futuro e ci stanno dicendo come cambierà in uno di quegli scenari l'accesso all'energia nei paesi sviluppati, verde scuro, e nei paesi emergenti. Ok? Vedete che per i paesi sviluppati, quindi diciamo l'Europa, gli Stati Uniti e così via, quella barra è negativa, cioè ci si attende da parte nostra una riduzione del consumo di energia. Questo essenzialmente vuol dire che noi non ci priveremo dell'energia, ma la useremo in modo più efficiente. Ok? La useremo meglio. Quindi a livello di bisogni finali noi non rinunceremo praticamente a nulla, perché così verosimilmente andranno le cose, però per ottenere lo stesso risultato finale useremo meno risorse energetiche. Ok? Invece, per quanto riguarda i paesi emergenti, chiaramente loro attualmente hanno un accesso all'energia molto più limitato ed è previsto che questo accesso all'energia aumenti significativamente. Ok? Perché ovviamente è un bisogno primario. A seconda degli scenari, questa disponibilità di energia potrà essere più o meno efficiente, quindi ci sono alcuni scenari un po' più ottimistici per i quali anche nei paesi emergenti sarà possibile in qualche modo avere accesso efficiente all'energia, in altri scenari no.
Dipende molto dalla tecnologia, quanto evoluta sarà la tecnologia usata in questi paesi. Parlando sempre degli scenari, vedete che ci sono questi tre scenari che prevedono, a seconda di come sarà possibile implementare le azioni di efficienza energetica nei vari paesi, in uno scenario un po' pessimistico, l'energia avrà un po' un sostanziale appiattimento, no? Crescerà un po', ma rimarrà sostanzialmente piatta. Negli altri scenari, questa disponibilità, questo utilizzo di energia diminuirà. Queste sono le fonti energetiche. Quindi si useranno praticamente meno fonti energetiche, meno risorse energetiche per ottenere gli stessi prodotti, gli stessi servizi che si hanno oggi o anche migliori. Ok? Questo è un secondo importante andamento che riguarda l'impatto dell'energia. L'energia è un bene che ha un impatto sull'ambiente significativo, no? È un problema che conoscete sicuramente, quello delle emissioni di anidride carbonica. È un problema fondamentale ed è la ragione per la quale è importante che nei prossimi anni il modo di fare energia, il modo di produrla, cambi significativamente. Non si usino più, sapete bene, fonti energetiche rinnovabili e meno combustibili fossili. Ok? Ecco, anche qua, a seconda di quello che capiterà nel futuro, ovviamente qua dentro ci sono tutta una serie di incognite di vario tipo, quindi non possiamo sapere effettivamente che cosa capiterà, però a seconda di quello che si riuscirà a fare, quello che sarà il comportamento di vari stati, è previsto comunque che le emissioni di anidride carbonica diminuiscano in una visione un po' più ottimistica che diminuiscano significativamente, no? Gli sforzi che si stanno facendo vanno in quella direzione, si cerca di ridurre drasticamente queste emissioni dell'anidride carbonica. Ok? Voi vi collocherete, se sceglierete questo tipo di percorso, in questo contesto, cercando di fare qualcosa sulle tecnologie principalmente, okay? Su come viene prodotta l'energia. E qua di nuovo c'è una indicazione di come è previsto che l'energia venga prodotta nel futuro. A oggi, principalmente, l'energia viene prodotta partendo da combustibili fossili. Diciamo, essenzialmente sono il gas naturale, quello di cui si sta parlando tanto adesso per la questione Ucraina-Russia, il petrolio e il carbone. Con il carbone che è in decisa riduzione, perché molti paesi si stanno riconvertendo ad altre fonti. Però questo è lo stato prevalente, ok? Però guardate che cosa ci riserva il futuro secondo questo scenario. Le tre curve che si riferiscono ai combustibili fossili, che sono nera, rossa e verde, sono in riduzione. Sono invece in aumento quella azzurra. L'azzurra rappresenta essenzialmente l'idroelettrico e il nucleare, e tantissimo quell'arancione, che sono le fonti energetiche rinnovabili. Okay? Per voi qual è il significato di questo, di questa curva, di queste due curve, azzurra e rossa e arancione, che si impennano? Vuol dire che cambierà moltissimo il mondo dell'energia e quindi, se volete leggere in altro modo, servirà molto un contributo da parte di tecnici,
nel mondo dell'energia. E, diciamo, essenzialmente un contributo da parte di ingegneri che lavorino nel mondo dell'energia. Qua ho pensato di farvi un esempio un po' più tecnico, è molto complicato, però è un esempio, io spero di riuscire a trasmettere un minimo il significato di questi due schemi. Questi due schemi si riferiscono a un particolare utilizzo dell'energia, che è quello per il riscaldamento urbano. Non so se voi siete tutti torinesi, non ho idea, comunque diciamo a Torino gran parte degli edifici sono ad oggi riscaldati con il teleriscaldamento. Il teleriscaldamento è un sistema per il quale il calore, l'acqua calda, viene prodotta in poche centrali, in poche grosse centrali. A Torino ce ne sono due a sud, una a nord, poi ci sono alcune piccole centrali, una anche qua vicino, se uscite e fate una passeggiata qua attorno vedete che ci sono dei grossi cilindri, una ciminiera, è una centrale che serve per alimentare il teleriscaldamento. Quindi queste grosse centrali, immaginate le grosse caldaie, non è esattamente così, comunque grosse caldaie che producono acqua calda, e questa acqua calda attraverso delle tubazioni che sono ben isolate arriva ai vari edifici. Ok? Ad oggi questa produzione viene fatta usando anche se in modo molto efficiente, combustibili fossili, il gas naturale. Ok? Come è previsto che si trasformi lo stesso modo di produrre energia, calore, nel futuro? Beh, è prevista una rivoluzione. Il combustibile fossile magari verrà ancora usato, però in una quantità molto ridotta. Verrà invece usato il calore recuperato, quindi per esempio immaginatevi industrie, aziende o per esempio centri di calcolo, no? O supermercati, comunque grossi consumatori di energia che a oggi spesso buttano in ambiente del calore perché non lo utilizzano, non riescono a utilizzarlo. Beh, quel calore in futuro è previsto che non venga buttato via, ma venga recuperato, ok? Venga usato per riscaldare abitazioni. Questo richiede una grossa trasformazione che ad oggi non è ancora possibile, ma si sta procedendo in quella direzione. Poi ci sarà il calore prodotto dalle fonti rinnovabili, dall'energia solare per esempio, okay? Che verrà anche questo usato per il riscaldamento, distribuito ai vari edifici. E poi ci sarà l'energia prodotta in modo molto efficiente a partire dall'energia elettrica e convertita in calore, ma in modo molto efficiente con delle macchine che si chiamano pompe di calore, magari non le avete mai sentite, però se deciderete di fare questo tipo di percorso ne parlerete, viene convertito in calore, e questo aiuterà anche molto la gestione della rete elettrica, perché la rete elettrica sulla rete elettrica dovete immaginare che in futuro arriverà molta energia prodotta da fonti rinnovabili. E l'energia prodotta dalle fonti rinnovabili ha un difetto, che viene prodotta solo in certi momenti, no? Tipicamente di giorno, se parliamo del solare, e soprattutto d'estate, meno d'inverno. Però la domanda di energia elettrica non è così, no? La domanda di energia elettrica, io ho bisogno, non io, ma di asciugarmi i capelli, e quindi mi serve l'energia elettrica in un dato momento, oppure mi serve usare la lavastoviglie, la lavatrice, eccetera, no?
Ecco, bisogna mettere insieme questa produzione che avviene quando il sole o quando il vento c'è, con una domanda che invece ha un andamento totalmente diverso. Ecco, questa conversione in calore dell'energia elettrica aiuterà molto anche la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili. Quindi sarà una trasformazione notevole del sistema, e questo è solo un esempio. Tantissimi sistemi evolveranno in un modo del genere, ok? E lì dentro serve il contributo di giovani, servono nuove idee. Ora, io vi dicevo, divido la lezione, in questa sorta di lezione, in due parti. Una, questa qua è un po' più personale, no? Cerco di dirvi, secondo me, che cosa serve per affrontare questi tipi di problemi. E quello che l'università, che è il Politecnico di Torino, e il corso di laurea in ingegneria energetica, cerca di trasmettere, di passarvi come conoscenza. Non dovete pensare che fare l'ingegnere sia solo avere una conoscenza tecnica e applicare la conoscenza tecnica. Il mondo è molto più complicato e servono abilità molto diverse. È vero, la tecnica serve. Voi, se deciderete di iscrivervi a ingegneria, qualunque ingegneria, e io parlo in particolare per ingegneria energetica, ma la cosa può essere estesa abbastanza bene ad altre, apprenderete e dovrete apprendere delle conoscenze tecniche, che è il primo elemento lì, specifiche del settore di cui vi occuperete. Ma queste conoscenze tecniche devono servirvi, in particolare per l'energetica, per ragionare su un mondo che cambia. Quindi ciò che voi apprenderete dal punto di vista tecnico in realtà evolverà in modo molto rapido, no? Quindi voi imparerete delle cose, ma quelle cose magari non vi serviranno direttamente, vi serviranno per apprenderne altre, per studiare problemi nuovi, ok? E in questo senso, secondo me, quello che il corso di laurea e in generale ingegneria vi può permettere di acquisire è un metodo. La cosa più importante, secondo me, ripeto, che voi apprenderete qua dentro, è un metodo per affrontare problemi nuovi. Poi apprenderete altre cose che vi servono per lavorare, per mettere in pratica queste competenze nel mondo del lavoro. Prima di tutto citerei il lavoro in gruppo. Qua dentro verrete spesso sollecitati a svolgere dei lavori con altri, in collaborazione con altri. Magari questo sarà difficile, perché vi accorgerete che qualcuno è molto motivato, qualcuno è meno motivato, qualcuno lavora di più, qualcuno lavora di meno, ok? Lavorare da soli spesso, cioè, è sicuramente più facile, perché fate le cose come volete voi. Invece nel lavorare in gruppo dovete apprendere a interagire con altre persone. Questo noi ve lo proporremo in un ambiente controllato, perché comunque ci sono i docenti che guardano quello che succede, ma imparerete che cosa vuol dire lavorare in gruppo, e poi questo vi servirà più avanti. Poi cercheremo di darvi una competenza, anche se ovviamente non è possibile dare tutto tutta la ricetta
legata alla multidisciplinarità. Il problema dell'energia è fortemente multidisciplinare, servono competenze di natura molto diversa. Noi stiamo proponendo con la mia collega Elisa un progetto con dei sociologi, con dei giuristi e con degli economisti, perché il problema dell'energia va affrontato da tanti punti di vista. Voi non dovete avere tutte le competenze, ma dovete poter parlare con loro, dovete poter esporre il vostro problema, il vostro ragionamento, in modo che altri che non hanno le vostre competenze tecniche lo capiscano e diano il loro contributo, ok? E infine l'etica, l'ho messa per ultima, però non meno importante. È fondamentale che per evolvere verso un mondo in grado di accogliere tutti, che è un po' la spinta che ci sta in qualche modo portando a questa rivoluzione energetica, si tengano presenti i vari aspetti etici, no? Pensate per esempio anche dal punto di vista sempre del problema che vi dicevo prima, dell'utilizzo delle informazioni delle persone, dei dati, ok? Dei dati personali. È importante in questo caso sapere che voi magari state usando un'informazione personale, però che abbiate rispetto di quell'informazione, ok? E questo vale poi per tutta una serie di aspetti dell'ingegneria e dell'ingegneria energetica. Vediamo lo studio, che cosa vuol dire lo studio universitario, che cosa secondo me serve per affrontare una carriera che non è facile. Io ci sono passato e cioè non è che, pur non essendomi privato di tutta una serie di divertimenti, però cioè, ci ho dato dentro. Beh, serve preparazione, no? Serve affrontare lo studio con l'idea di apprendere delle cose, ok? Non con l'idea di finire e di arrivare alla laurea, ma di mettere a frutto quello che voi state imparando. Io vi ho messo un'immagine che a me piace molto di un ex campione di ostacoli. Non so se voi siete un po' giovani per aver magari per averne sentito parlare. Si chiama Edwin Moses, forse il più grande ostacolista di sempre. Ho messo quell'immagine perché nel percorso degli studi vedrete ci sono degli ostacoli che voi dovrete superare, ma magari a volte non sarà semplice, ma quegli ostacoli si superano, si possono superare. Serve la preparazione per farlo, serve il supporto delle persone che vi stanno attorno, ma quegli ostacoli si superano e quegli ostacoli sono necessari. Serve perché voi qua dentro dovete irrobustirvi, dovete poi affrontare, avere la capacità di affrontare un problema da soli, ok? Quando magari non ci sarà nessuno ad aiutarvi. Grazie a quella preparazione voi sarete in grado di affrontare queste difficoltà, ok? Ho scelto anche Moses perché dopo aver finito con l'atletica è diventato ingegnere. Serve passione. Dovete affrontare le cose con passione. Non fate, questa è la mia raccomandazione, una cosa che vi fa schifo. Diventa veramente una pena. Fatelo con passione, ok? Fatelo perché volete. È vero, magari è duro, no? Quello che fate. Ovviamente ci sono cose più piacevoli, no? Chiaro. Però fatelo perché siete interessati a quello che fate, perché vi piace. E in quel modo riuscirete anche molto bene.
e poi abbiate entusiasmo. Okay? L'entusiasmo vostro di voler portare un cambiamento è fondamentale. E potete dare il vostro contributo. Io parlando con gli studenti spesso vedo una volontà di cambiare il mondo. Spesso gli studenti di ingegneria energetica hanno questo desiderio, magari non tutti, però molti lo vogliono fare. Molti vogliono magari anche solo dare il loro contributo, portare il loro mattoncino su questo mondo che cambia. E infine quello che vi raccomando è di conservare i vostri sogni. Di non farvi abbattere dalle difficoltà, farvi abbattere da cose che sembra che vadano in direzione contraria a quello che voi credete, ma conservate quello che è il vostro sogno, quello che appunto vi piace fare, il vostro desiderio per il futuro. Vedrete che sarà una vita certamente più piacevole, almeno questa è la mia idea. Ok? In bocca al lupo a tutti voi. Se avete domande, credo che abbiamo ancora una decina di minuti di tempo e sono assolutamente a disposizione. Prego. Allora, energia nucleare in Italia, allora, diciamo, del nucleare va detta una cosa, va fatta una premessa. Il nucleare, diciamo che può essere diviso in due grandi categorie, no? La fusione nucleare e la fissione nucleare. Ad oggi le centrali nucleari sono basate sulla fissione nucleare. La fissione nucleare non credo tornerà in Italia. La vedo piuttosto difficile. Non mi sembra che siano le spinte per andare in quella direzione. Costruire una centrale richiede sforzi economici enormi, peraltro con tempi anche lunghissimi. Quindi quella la vedo piuttosto difficile. Diverso è il discorso sulla fusione nucleare. Ovviamente non è una cosa che sia traguardabile a breve termine. Siamo veramente a livello di ricerca, però si stanno costruendo i primi prototipi. Quello, perché no? Quello è uno dei nostri fiori all'occhiello, diciamo qua, del Politecnico di Torino. A livello italiano, sicuramente i nostri ingegneri nucleari sono molto forti su quel settore. Altre cose? Tranquillamente, non vi do il voto. Tutto a posto, avete curiosità sui corsi, non so, qualcosa che volete chiedere? Prego.
In tre. Allora, ci sono tre settori che riguardano, allora uno, visto che lui ha parlato di ingegneria nucleare, riguarda l'ingegneria nucleare. Uno riguarda le fonti energetiche rinnovabili, quindi la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, e il terzo riguarda gli utilizzi dell'energia, quindi uno un po' più rivolto alla produzione, il secondo un po' più rivolto agli impieghi, alla, diciamo, alla distribuzione e all'utilizzo dell'energia. Quindi diciamo uno un po' più rivolto verso l'edificio, edifici civili, edifici industriali, impiantistica, gli impieghi industriali dell'energia, le macchine che servono per convertire una forma di energia in un'altra, per essere impiegata dagli utilizzatori finali. Invece, appunto, l'altra sulle fonti energetiche rinnovabili riguarda essenzialmente la produzione dalle varie tecnologie, e anche le problematiche legate al trasporto dell'energia, quindi le varie reti energetiche e l'accumulo dell'energia. Okay? Invece quello sul nucleare ha un po' queste due anime che dicevo prima, cioè la fissione e la fusione. Altro? Tutto chiaro, bene. Prego, sì, come no. C'è l'utilizzo? Allora, sì, si utilizza. Noi abbiamo in un insegnamento che è al secondo anno, mi pare, che si chiama Disegno Tecnico Industriale, in cui vengono impartite le nozioni legate all'impiego. Sì, è uno strumento che serve alla fine un po' tutta l'ingegneria, tranne forse elettronica e informatica, che non credo che utilizzino molto il disegno, però in tutti gli altri settori dell'ingegneria più civile e l'ingegneria industriale in genere si utilizza. Cioè, si deve saper, diciamo, fare un disegno, questo riguarda soprattutto i progettisti, ma anche leggere un disegno. Nessuna domanda, va bene. È stato un piacere, spero di rivedervi e spero che questa esperienza che state facendo sia stata utile. Buon proseguimento.